È sempre una notte particolare, quella del 6 aprile all'Aquila, una notte emozionante nel ricordo delle vittime del terremoto del 2009. La commemorazione, in forma ridotta per le limitazioni legate al Covid, è iniziata con l'omelia del cardinale Petrocchi, che ha speso anche una preghiera per le vittime della pandemia. Alle 21 una piazza Duomo quasi deserta si è riempita di emozioni, con il fascio di luce blu lanciato in cielo prima del rumore forte dei 309 rintocchi delle campane delle anime sante, rintocchi che hanno urlato una rabbia e un dolore che non passeranno mai. Poi l'accensione del braciere e le parole forti del primo cittadino Pierluigi Biondi. Notte carica di significati, carica anche di emozioni, carica di sensazioni, pur in questa forma ridotta, con le misure di contenimento, ma non perde la sua forza evocativa, non perde la sua anche capacità di scavare nell'anima di chiunque di noi abbia vissuto quella notte di 12 anni fa e in tutte le comunità, quella dell'Aquila, quelle del cratere, ma io direi che questo è un rito che attraversa l'Italia, perché continuiamo a sentire forte la vicinanza del popolo italiano, che lo dimostra anche in maniera tangibile attraverso anche il grande apporto economico che è stato dato e che verrà dato alla ricostruzione di questo territorio. Le faccio un'ultima domanda, semplice ma al tempo stesso difficile, Sindaco Biondi. Come sta l'Aquila a 12 anni dal terremoto? L'Aquila sta meglio di quanto si potesse immaginare il giorno dopo, quando è arrivata l'alba.